Una serata all'insegna della spensieratezza, di cibo e vino ottimi e dei classici buoni propositi per l'anno che verrà. Nella splendida e suggestiva location della locanda del Cardinale di Assisi, il Città di Foligno 1928 si è ritrovato per la cena degli auguri. Società, staff tecnico, giocatori e collaboratori, vari altri ospiti, tutti insieme per festeggiare la fine del 2015 e augurarsi un 2016 ricco di soddisfazioni. L'anno che si è chiuso è stato uno spartiacque importante per la storia del calcio folignate, con il fallimento del vecchio Foligno Calcio lo scorso marzo e la nascita della nuova società a maggio. Tanto entusiasmo in estate e altrettante aspettative, ma la prima parte di campionato è stata un po' con luci ed ombre. I falchetti però hanno tanta voglia di tornare a volare nell'anno nuovo e di andarsi a prendere un sogno. Il primo a parlare nella serata è stato il capitano della squadra, Francesco Di Paola, che nel girone di andata è andato a segno ben 11 volte e che, si spera, possa continuare su questa media. Colgo l'occasione per fare a tutti tanti auguri in ritardo di Buon Natale e che il 2016 sia un anno importante per tutti noi, che magari ci regali qualcosa di importante. Noi ce la metteremo tutta con un gruppo fantastico quale siamo per andare a prenderci questo sogno, dai, chiamiamolo così. Siamo un po' in ritardo, ma ce la metteremo tutta per recuperare. Ti ricordo, anche uno in meno, ma basta vincere il campionato, va bene? L'ha detto, Quindi è stata la volta del tecnico Pierfrancesco Battistini, quanto mai fiducioso in vista delle battaglie sportive che attenderanno i biancoazzurri. La prima già il 6 gennaio a Montemurlo. Se noi ci alleniamo, e lo dico qui davanti a tutti, come abbiamo fatto oggi da qui alla fine, non ce n'è, non possono giocare gli altri. Questo lo dico con tranquillità, perché avrò, ringrazio la società di questa cosa e chi ci ha lavorato, una squadra forte ora, che può giocare in tante maniere e tutti possono giocare allo stesso livello. Quindi di questo io sono felicissimo e vi dico anche che dopo un po' d'anni sto ritrovando anche gioia ad allenare e non era facile, quindi sono contentissimo di stare qua e noi vogliamo vincere. Io ho detto al primo giorno che sono arrivato, voglio tornare qui con le mogli, Pietro e gli altri, voglio tornare qui con le mogli, Presidente. Quindi se vinciamo... Aperto tutte le sere dell'anno in parte. Senza pagare ovviamente, e auguro anche buon Natale con le feste tutti presenti, con tre miei giocatori. Grazie e buona serata. Con lui in panchina 24 punti in 13 partite, più l'approdo agli ottavi della Coppa Italia di Serie D. A rappresentare le istituzioni c'era il consigliere comunale con delega allo sport, Enrico Tortolini, mentre la chiusura della serata è stata affidata ovviamente al presidente Roberto Damaschi. Come sempre, chiaro e conciso nei suoi discorsi. Il Pandarone che è assente giustificato per motivi ludici e diciamo che mentre noi affoghiamo nella nebbia, viste le sue foto, siamo anche un po' invidiosi. Però l'ho sentito questa sera, molto molto carico, personalmente non perché assente, se fosse stato presente avrei detto ancora con maggior convinzione e ragione,
Raffaele è stato ed è un elemento fondamentale nell'ottica della costruzione di un progetto sportivo all'interno della città di Foligno 1928, perché ha portato, oltre che risorse, entusiasmo, voglia di far bene, organizzazioni, idee, e quindi sicuramente, al di là delle polemiche che mi hanno visto protagonista nell'ultimo turno, in una città dove non era facile ripartire, diciamo così, per mille motivi, giusti, logici, meno, senza stare a disquisire, è una figura che sicuramente ha dato una carica importante, e la voglia sentire anche stasera di far bene e di cercare. Io non ho mai detto personalmente di vincere il campionato, quindi io dico sempre che me la voglio giocare, poi quando me la voglio giocare è naturale che uno la gioca per vincere. Però è evidente che la carica di Raffaele è la benzina in questo motore. E l'altra assenza giustificata che devo salutare e rappresentare è Leonardo Botti, l'avvocato Leonardo Botti, che ha avuto un lutto, come tutti sapete. Questa mattina noi ci siamo sentiti con il resto della società per valutare anche se confermare questa serata. Ha voluto egli stesso che fosse confermata, e quindi siamo qui e con un saluto a Leonardo, un saluto di Leonardo, altro come dire, elemento fondamentale quantomeno sulla piazza, o quanto più sulla piazza, con l'entusiasmo vero e proprio del tifoso, molto spesso più tifoso che dirigente, però tutti segnali positivi, tutte cose positive. Insomma, buon anno città di Foligno, che sia un 2016 ricco di successi.